Sentiamo la sua parola, sentiamo quel verbo bellissimo che è compiere. Qui si sono compiute le meraviglie di Dio, perché compiere è la dimensione della Chiesa. Dio inizia, noi compiamo. Dio fa il primo passo, noi il secondo. Dio apre la strada, noi proseguiamo su quel cammino. Questo è il nostro compito, essere testimoni del Cristo risorto, proprio fino agli estremi confini della terra, dovunque Dio ci chiama, nella certezza che la sua presenza è sempre una presenza di stupore e di meraviglia. Sentiamo infine che è presente tra noi, perché nella concretezza dell'Eucaristia avete qui qualcosa da mangiare. Ecco, noi siamo qui all'altare, ci verrà data l'Eucaristia consacrata. Vivendo e mangiandola sentiamo di poter narrare quanto Dio ha fatto per noi, in questa Chiesa, in questo luogo, nelle realtà quotidiane della nostra vita. Siate tutti testimoni, coraggiosi, come i discepoli di Emmaus che, incontrato il Cristo, lo narrano, lo raccontano, lo fanno sentire vivo. Oggi la Chiesa ha bisogno di questo, di cristiani convinti che sulle loro strade è arrivato Gesù tramite la parola, l'Eucaristia e la figura dei santi, come Padre Pio, per Cristo nostro Signore.